Intervista a Giorgio Cremaschi. Giorgio, perché dovremmo votare no? Dobbiamo votare no perché questo accordo è pieno di disastri per i lavoratori e soprattutto per il futuro. Anche se spesso non se ne parla, bisogna guardare i contenuti, quello che c'è scritto nell'accordo. E lì c'è scritto proprio un sacco di cose che non vanno. C'è scritto ad esempio che l'età pensionabile per tutti aumenterà a 62 anni nel 2013. C'è scritto che per le donne e gli uomini la pensione di vecchiaia avrà le finestre, quindi si andrà in pensione le donne oltre i 60 anni comunque, gli uomini oltre i 65. C'è scritto che i giovani avranno le pensioni tagliate ogni 3 anni, perché a partire dal 2010 ci sarà la revisione automatica ogni 3 anni dei cosiddetti coefficienti, cioè del sistema di calcolo con cui vengono calcolate le future pensioni, per cui avremo una scala a rovescio sulle pensioni. Poi c'è scritto che i giovani continueranno a essere precari, perché viene totalmente confermata la legge 30, anzi viene aggravata. Ci saranno i contratti a termine che possono durare oltre i 36 mesi, basta una firma sindacale che durano all'infinito. E poi ci saranno anche altre ingiustizie, ad esempio il fatto che aumenteranno gli straordinari, l'orario di lavoro e diminuiranno i contributi all'INPS. Sarà più conveniente fare lo straordinario. E poi ci sarà un attacco anche al contratto nazionale, perché questo accordo indebolisce i soldi del contratto nazionale e favorisce i soldi cosiddetti flessibili, quelli che un giorno ci sono e un giorno non ci sono. Insomma, è solo molti accordi, molti punti di questo accordo non vanno bene, ma soprattutto non va bene lo spirito di questo accordo, che quando bisogna migliorare una parte delle condizioni dei lavoratori, ad esempio dare qualche soldo a una parte dei pensionati o dei disoccupati, devono essere gli altri lavoratori a pagarli. È una solidarietà interna al mondo del lavoro, mentre i ricchi non pagano niente. E se vince il sì, cosa succede? Se vince il sì, credo che abbiamo avuto già qualche segnale. Se vince il sì, ci sarà un attacco frontale al contratto nazionale, perché questo accordo prepara questo, e ci sarà di nuovo l'attacco sulla libertà di licenziamento, perché già i segnali sono in questa direzione. Quando si parla di flessibilità, poi alla fine si arriva su questo. Del resto noi lo diciamo a tutti coloro che hanno dei dubbi. Ricordatevi tutti gli ultimi referendum dal 1985 sulla scala mobile a oggi. In tutti questi referendum ha purtroppo vinto il sì, e tutte le volte dopo la vittoria del sì non c'è stato affatto quello che si prometteva. Finalmente abbiamo risolto i nostri problemi. Ma no, è peggiorata la situazione dei salari, dei diritti, dei contratti, dello stato sociale, e del resto, ed è pure continuato l'attacco ai diritti dei lavoratori. Grazie Giorgio.